I hear the innocent cry out. Vengeance is at hand. Urdu is not great. 100%. I smell black magic. Welcome to Summoner's Rift. Beh, ciao. Scusate se sbaglio troppo, un po' di sonno. Sì, vabbè, Victor è sbilanciato, il danno che c'ha. Un altro attack ti toglie 700 HP, cioè. Manco fosse un AD carry. Ha già perso il primo minion. Ce la farà il nostro eroe a prendere un minion? Perso il tuo, dai, dai. Già ne persi due. Io li odio i trash player. Cioè no, mi piacciono i trash player. Ma quelli bravi però. Ovviamente. Cioè, guardi Bunny Fufu. È una cosa bellissima. Guardi Mad Life. Oh, nice. Silver of the Moon. Se grabba qua, ci può stare. Io sono per una pusha di 24-7, tipo. LOL, cosa gli ho fatto a quello? Sotto d'oro. Gli ho fatto il condanno sotto d'oro, vabbè, ok. Minchia, l'inzio che vuoi condanno. Va bene, ok, perfetto. Skip them.
Babylon and let me live in the forest. Me run away from addiction into the peacefulness. Let me breathe in the energy to love and manifest. Me store adrenaline and put it in me chest. Me meet a peaceful man and tell me that he must suggest to live a life of honesty and rest. Quanti minion si bisogna fare per raggiungere gli ultimi bot? Sono 6, cioè la prima wave, più i 3 melee. Quindi sono 9. Però i melee devi fare, non quelli della Flex. Io lascio la BT per snowballare in line. Cioè, la lista punta ai fight lunghi, un po' come Vayne. Se prendo la BF i fight lunghi non ci sono, perché la killo prima. Faccio la BT però, non faccio Infinity Edge. Lui dice, se avessi avuto la... se avessi avuto la Big World non l'avrei killato. Come vedi gli faccio troppo danno. Però facendo questa build rischiosa, perché in teamfight non fai molto contro il tank. In teoria facciamo la bot qui, perché con la W one shot tank, così one shot carry. Quindi sono più un ass, sì. La farò la Blade of Night King, ma la farò dopo. Dopo la fase di Nine. Devo chiudere la prima del team fight. Le colpi, la gente muore, cioè troppi danni fa bene con la BF. Però no, te l'ho detto, è un doppio rischio, cioè devi essere sicuro di snowballare, cioè devi essere sicuro di poter andare aggressivo. Puoi tenere l'Infinity Age, ma è comunque rischioso. A Vayne serve l'F-Steam. Serve anche il critico, però... non so, sto provando un altro build. Se rispondono, se chiedono per favore rispondete voi, mi secca ripetere sempre la stessa cosa. Anche perché quando sono in fase di lane sono troppo concentrato. Non sempre si deve fare la stessa build. Tanto il danno per i tank ce l'ho, perché sto maxando la W. Il danno di basic ce l'ho, perché c'ho la BF. Quindi c'ho un danno equilibrato. Conta che loro sono premade, noi no. Cioè, oppure stiamo vincendo. La maggior parte delle volte i premade bot fanno cagare. Penso se non do Javi, sì, esatto. Comunque sì, non so se carierò sto game. Per il fatto che impossibile sopravvivere in fight. A meno che non sei davvero bravo, io non sono davvero bravo. Cioè, boh.
Visto, gli altri stanno fidando, cioè io sono 4-0, ma appena hanno fatto più di 400 armor, fai chiudere l'oggetto dal jungle o Trinity Force, io ho tipo smesso di giocare. Questo è mid, questo non vuole più giocare a botte. Non so perché. Dicevo, in questo game sono io e trash contro gli altri tre. No, non faccio questo, faccio il Banshee. Cazzo flash, quanto è scarso. Quanto è scarso sta bot. Cioè, non è che lo dico per tirarla, però ci avete visto che Kalista ha flashato. Kalista ha flashato senza aver lei, convinta di killarmi. Mentre la serie non è ancora un 3-4 volta. Si, devo carriare, sì. Almeno così, boh. Meglio, mi alleno di più. C'è un periodo che non riesco più a carriare come un tempo. Quindi metto a dura prova le mie capacità. Il trash sta giocando davvero bene. Mi piace quando c'è il support che sa fare qualcosa. Molti support prendono trash e giocano AFK farm. Attivati. Ah, lo spiego a fine game, magari perché c'è più gente, non lo so. Oh, se qualcuno mi ha sentito prima e lo può rivedere, per favore. Ho fatto la BF, primo item, perché volevo snowballare in lane. Siccome Kalista si basa sui fight lunghi, no? Se avessi preso la Bilge Water, non avrei snowballato come con la BF. È buona la BF, però è rischiosa per il fatto che in teamfight non fai tanti danni e c'è un attack speed basso. E quindi contro i tank non è buono. È più un assassin Bane contro i carry. È buona con la gente squishy. L'ho fatta per sopravvivere di più in teamfight e per snowballare. Voi direte, perché non l'Infinity Age? Perché venisse un po' di sustain? Un tempo si faceva la BT prima di tutto. Quando imparai io a giocarla si faceva la BT.
Mi stanno usando come esca. Devo cercare di non morire. Mi grabbo mi ultima e muoio, tipo. Minchia, lo sanno, mo. Serve la Phantom. Non so se farmi la Phantom o la Static. Se mi faccio la Static, c'è il danno magico. E visto che loro già hanno un bel po' di armor buone, non riesco a chiudere più item, anche perché ho urgentemente bisogno del della bot. Probabilmente mi faccio la Static Shield. Costa anche di meno. Risparmio questi soldi. Le 100 gold sono tipo una longsword. Morta Calista. E anche ult. Non so se ricordo che c'ho 2004, prendo la Phantom. Oh shit. I hate you! Minchia, ecco perché ho di giocare Vayne. È quella la combi di Ultimate che mi preoccupa. Però io adesso mi rifullo. Cioè io adesso danno full HP. Ma il dragon glielo stiamo lasciando fare. Non l'hanno fatto, vedi ancora? E qua il drago. Cioè non è sparito l'iconcina. Visto. Non ha l'ulti? Non ha l'ulti? Ok. Benvenute ste pink che io non posso ultare. Chiu! Sono sopravvissuto alla combo di CC per una volta. Su Calista sinceramente preferisco la bot come first item. Sì, prendo Phantom. Come vedete in teamfight è difficile per il fatto che non c'è l'attack speed. Quindi per dare un hit ci stai un'ora. Più più il fatto che sta merda c'è il Frozen Heart, più se ti usa la Aetis slow ancora di più l'attack speed, cioè quindi non fai davvero un cazzo. Però con Vayne devi cambiare build a volte, cioè non puoi fare sempre la stessa, è rischiosa, ma se te la giochi bene puoi fare quello che vuoi. Time reckoning.
4 colpi ho tirato. Quella bot che gliene devo tirare almeno 6. Lo sapevo che andava full AD per shottarmi. Quanto cazzo di pink c'ha? Sì, la tattica dello snowballing ha funzionato. Se Kalista fosse stato più forte avrei failato hard. Quindi sono stato fortunato più che bravo. Mi sono 60 CS, l'ho mandata 1-8, ma quando prendo la BF vinco più facilmente la lane, ma perdo più facilmente il teamfight. La bot che è troppo importante per me. Questa mi fa paura, non è? La P c'è? 250, mi shotta se mi prendo. Più che altro col doppio lifesteal. Cioè, mettiamo caso, se si rischiano di morire, basta che tiro due attack e mi refull. E quella è la cosa bella. Però significa... sacrificare un item, però... Se riusciamo a vincere early, non c'ho bisogno di arrivare full item. Devo solo stare attento alla combo di ultimate che fanno. Se sono tutto su di me riesco a sopravvivere e vinciamo il fight. Cioè devo solo sopravvivere qua, non devo attaccare. Attacco solo quando sono sicuro. E wii! Basta. Come so... Non ci ho capito niente. Che merda. Dai, non hanno lo smite. Finino tutti. Non hanno abbastanza danno. È arrivato qualcosa proprio in testa. Bastardi. Ma il QSS non mi tolgo l'ultimate divide, io ho il knock di Nautilus o di Malphite. Quindi devo fare il Banshee. Dopo la bot che faccio il Banshee. Last Whisper non mi interessa. Anche se c'ha è tutto armor, però non mi interessa il Last Whisper. Apro che HP. Questo blue buff mi interessa. Anche perché se arriva in... Dominating. Malphite Dominating versus Vayne Godlike. Cabala. Con il bonus movement speed è tanta roba. Su Vayne è tanta roba.
Piven con l'Ignite ha perso con Malfred col TP. Non so come. Ah, mi basta una Banshee per sopravvivere. Poi me la gioco col flash e Lia e la cura della bot. Dopo faccio la Swisp. Mi servono anche le scarpe potenziate. Mi serve più Moen Speed. Nice. Adesso proviamo in fight easy. Basta sopravvivere a una ultimate, poi il resto è easy. Visto, non ho bisogno della doppia difesa. Non avevo neanche il flash, eh. Sacrifico i tuoi compagni, basta che sopravvivi tu. Cazzo te ne frega. Però ovviamente devi entrare in fight. Non è che li devi sacrificare senza motivo. Anche perché col doppio lifesteal, anche 600 HP ti full. È tutta questione tipo di fare avanti e indietro con Vayne. Come se dovessi ballare. Adesso è Nifes, ecco. E Nifes, ecco qua. Oh, stanno attenzione. No, no, non c'è il Tibbs. Guarda, mi levi stilo qua. Anzi, mi nefstilo su Calisto. Ma che cazzo flash non si può, bastardi. Mi odiano. Visto, sono di un full vita. La potenza è il doppio lifesteal. Anche anch'io. Tanto non dovrei perdere vita. Dio di puttana. Ok, facciamo il nascio. Vediamo la zona. Complimenti, mi fanno arrossire. Sweet che non killing spin.
No, W non fa danni magici. Non scala con la P. Se c'è il coso verdino, scala con la P. Se non c'è niente, non scala. Questi scalano con la D perché sono arancioni. Ha proprio zero spell. Questo game l'abbiamo vinto. Tu riuscite a giocare bene, stranamente.